L'11ª edizione della Notte Rossa è stata un successo oltre ogni più ottimistica previsione. I pistoiesi si sono riversati nel centro storico, approfittando anche della prima serata con i negozi aperti, creando una fiumana di persone come non si vedeva da anni. Cittadini di tutte le età hanno riempito prima Piazza del Duomo, dove si teneva un DJ set anni 90, evento clou della serata, e successivamente ogni angolo del centro, dove erano molti gli eventi diffusi, dai balli country al punto informativo dei paracadutisti Nembo, dall'esposizione delle 500 e delle Harley Davidson ai trampolieri. Insomma, un momento di aggregazione per grandi e piccini, con lo scopo di trovare sempre maggiori donatori di sangue e plasma. C'è tantissimo movimento, ci sono tanti bambini e noi stiamo distribuendo palloncini a tutti quelli che passano. State già reclutando diversi donatori? Sì, anche questo, è una buona opportunità questa, perché c'è predisposizione proprio alla donazione di sangue. Meno male ci sono le pompette, perché se le dovevi gonfiare a bocca... No, non ce la facevo. Quanti palloncini? Centinaia stasera? Anche più di centinaia. Per i bambini, e venite a donare, che serve sangue. Sarai una futura donatrice? Sì, certo. Come mai ti sei decisa? Perché penso che sia una cosa che non costa niente, che fa del bene e che quindi sia giusto farla. Qui con noi abbiamo il VTLM Lince, che è diventato ormai la star dei bambini soprattutto. E cerchiamo di, sempre in sicurezza, di farli salire per far vedere un pochino come è fatto. Tutti arleisti pistoiesi, tra l'altro. Pistoiesi, siamo tutti arleisti pistoiesi, siamo un gruppo d'amici e mosso e siamo segnati in diversi gruppi di squadre motociclette. Com'è il mondo visto da lassù? Il mondo è tutto rosso e bellissimo, è la notte rossa e quindi noi cresciamo per poter vedere tutto dall'alto, invadere il mondo di rosso. Per la notte rossa, solo per voi. Abbiamo fatto strada a piedi solo per venire qua da voi. Sui trampoli, però non a piedi.